Il sentiero delle cascate della Lora è un breve ma piacevole itinerario che si sviluppa ai piedi delle piccole Dolomiti nel comune di Recuaro Terme. Oltre alle cascatelle formate dal Lagno di Lora, lungo il percorso si può godere di alcuni fra gli scorci più suggestivi delle crode recuaresi, insieme alle testimonianze della Grande Guerra sul Colle della Gazza. Il punto di partenza si trova a Malgalora, sopra la quale domina la mole del torrione Recuaro. Si segue la strada che conduce al rifugio Cesare Battisti fino al tornante seguente, dove si stacca una mulattiera diretta alla valletta sottostante. Inizia quindi la salita all'interno di una faggetta, la quale dopo circa mezz'ora sbocca la sella prativa dei pascoli di Malgarove. Qui la vista si apre sui vicini monti Gramolon, Zevola e Tre Croci. Poco lontano, oltre ad alcuni ciliegi, vi è una torbiera, zona umida dove crescono alcune interessanti specie floreali come gli eriofiori. Eventualmente, con una breve deviazione, si può salire la vicina vetta del Monte Rove. Successivamente si prosegue in quota, diretti al rifugio Cesare Battisti, posto sul Colle della Gazza. Si può scegliere se seguire il sentiero 120 che attraversa gli impluvi dei numerosi vai della catena delle Tre Croci, oppure scendere al Pozzo Sant'Antonio, piccolo laghetto del bosco, e quindi risalire in breve a rifugio. Ad unire i due sentieri vi è il Trincerone, testimonianza della Grande Guerra su questi monti. Giunti al Colle della Gazza, dove si trovano altre trincee, si inizia la discesa verso la cascata della Lora. Queste ultime non compaiono grandi salti di quota, bensì sono formate da numerose cascatelle in sequenza che rendono comunque la loro visita suggestiva. Al loro termine si incontra la presa d'acqua che convoglia il flusso della Vasca Obatte, la quale alimenta più in basso la vecchia centrale idroelettrica Marzotto. Ritornati sulla strada asfaltata, si conclude infine il percorso a Malgalora. L'itinerario è adatto anche alle famiglie ed impegna per circa 3 ore di cammino a passo tranquillo. Fermandosi in uno dei locali presenti in zona, si possono gustare i prodotti tipici recuaresi, come i famosi gnocchi con la fioretta.